come rendere efficiente il settore dell'illuminazione pubblica, una delle voci più cospicue nel bilancio dei comuni italiani. Le possibili soluzioni, come anche le criticità, sono state al centro del convegno organizzato dall'Enea, l'Agenzia per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, occasione per presentare le ricerche del progetto Lumière, giunto al suo terzo anno di vita. Diversi relatori intervenuti alla tavola rotonda hanno elogiato il progetto, il cui fine ultimo è mettere a disposizione delle amministrazioni locali strumenti e metodologie per rendere efficiente l'utilizzo delle risorse. Forse la prima volta dove il tema della replicabilità delle iniziative per un uso diffuso delle tecnologie avanzate viene centrato. In realtà l'approfondimento di ricerca ha identificato un modello che può essere sicuramente migliorato dal punto di vista organizzativo e tecnologico, ma ha una dote incredibile, può essere replicato in modo diffuso da tutte le amministrazioni. L'illuminazione pubblica consuma almeno il 30% in più di quello che potrebbe consumare. Questo significa che ogni comune ha al suo interno una sorta di tesoretto pari al 30% dei suoi consumi energetici, quindi assolutamente un settore nel quale vale la pena intervenire. È ovvio che i cittadini devono essere assolutamente coinvolti e informati, e oggi proprio noi stiamo cercando di lanciare questo progetto osservatorio sarebbe un po' il coronamento del risultato più grande del progetto Lumière, che è proprio quello di aver innescato un processo di collaborazione, direi coordinata, tra i maggiori operatori del settore, dove non solo operatori tecnici ma proprio anche le pubbliche amministrazioni, che sono i primi interlocutori nostri di riferimento, i primi beneficiari dell'attività del progetto, al fine di sviluppare delle metodologie, delle procedure, degli standard di riferimento volti ad efficientare questo settore, soprattutto a rendere più efficiente, a ridurre i consumi di energia elettrica degli impianti che ad oggi consumano, sprecano l'energia e non sfruttano queste possibilità di sviluppo, come dicevo prima, economico, tecnologico e sociale. E quindi l'idea è proprio quella di aggregare, creare un sistema Italia di illuminazione pubblica che possa far sedere intorno al tavolo, creare un network che noi abbiamo già creato ma che va allargato, e quindi creare uno strumento di riferimento ufficialmente riconosciuto, quindi istituzionalmente riconosciuto, per pubbliche amministrazioni ed istituzioni ai fini di riorganizzare questo settore che oggi spende più di quello che potrebbe spendere in termini energetici.